Bella, come va? Thomas Room, questa è la mia stanza delle... Ma porco, pure i tuoni ci sono, ma io già mi spavento. No raga, io dei temporali ho troppa paura. Il tuo flash è la tua unica arma. Controlla sotto il letto e controlla è per prendere le batterie. Stai attento a non ascoltare. Smettere di ascoltare forse, mentre stai cercando sotto il letto, forse una roba del genere. Inizio. Night one. Vedi che doveva iniziare, te l'ho detto. If you listen to this, I sure hope you're not planning on keeping this room. Ma non mi si muove il personaggio, raghi. Morivo, cazzo. È andata così, doveva andare così. Raga, raga, aiuto. Salve, buonasera. C'è scritto che devo prendere le batterie, ma non riesco a prendere le batterie. Ho capito, ma non, come faccio a guardare sotto il letto? Me l'ha spiegato, ma non... Just shine your flashlight, okay? Thank you, Elle. Bastardo di merda. Finito? Finito? C'è nessuno da nessuna parte. Uppamela. Sono le 5 e mezza del mattino e tutto va bene. Oh. Va, salva, salva. Ma che cazzo di sveglia è? Ho avuto l'infarto. Minchia, sono morta instant. Ma che cazzo vuol dire questa cosa? Mamma? Papà? Non c'è la torcia, mamma? La torcia? Ah, non ho la torcia. Raghi, non mi si accende. Ma io non ho capito. Io non ho capito il gioco. Find a pink flashlight and return to your room. Ah, devi tornare nella tua stanza da letto. Eccolo. Ma il problema è uno. Ce l'ho fatta. Notte 2. Ok. Ok. Non si sente quando attacca. Cazzo. Cazzo. Oh, c'è solo la luce del corridoio. Mi ha staccato la rana. No, raga, vaffanculo. Vaffanculo, pezzo di merda. Salute. Che se ne va? Solo le 4 sono. Chi è? Pronto? Pronto? Le batterie. Le batterie. C'ho due pile. C'ho due tacche. C'ho due tacche di batteria. Sì, ma che ansia però. Bastardo. Bastardo. Oh. GG. Ciao Pepe. Sì, vabbè, ho capito però. Come cazzo fuori? Questa è la terza notte, giusto? Mi ha levato la luce, pezzo di merda. Ok. Flash da dentro l'armadio poi soprattutto. Porco puttano. E niente. E doveva andare così. Sei scemo sei. Ti è puppami la fava da mezzanotte. Oh mio Dio. No di là no. Vabbè, ho capito, da quante stanze stai, sinceramente. Dai un attimo, sto mangiando, pezzo di merda. Quarta notte, raga, eh. Sarà difficile adesso, penso. Vai. Vieni, questo gioco dovrebbe essere bello. Col cazzo, Volpone. Col grande cazzo. È andato? Sono le 5. Eccolo. Da quante volte mi sta attaccando adesso? Pezzo di merda. Sì! Non si vede niente. Bella, sore. Io vado. Ultima notte, vero? Che gioco è? Boogeyman! Raga, comunque è troppo forte. Hello? Hello? I think I heard something. Potevo morire, potevo morire. Non ho capito da dove è venuto. Perché è arrivata là sotto il letto? Ah! La porca della tua zia. Mi sto cacando sotto. Cioè, quando spunto da qua, che faccio? Hello? I think I heard something. Outside the window. Hello? No, non ho capito. Sì, però non abbiamo capito. Cosa devo fare quando lui spunta di lato, ragazzi? Forse quando esce non devi guardare. Ah, potrebbe essere, Alfred. Bello. Forse non devo guardare. Allora, non devo guardarlo. È una bella idea non guardarlo. Però quando spunta dal letto non lo devo guardare. No, non lo so fare. Dobbiamo capire come fare la parte quando lui è sotto il letto. Volpone, se tu ci sei, ti pago, Volpone. Mi dici dove si supera quella parte. Ci riproviamo di nuovo a fare la quinta. Oh, la quinta notte è la più impossibile, cioè. Le altre notti fattibilissime, questa. Per guardare sotto il letto si tiene premuto il tasto destro del mouse. Gliel'ho fatto, non si attiva la torcia. È troppo difficile, è difficile, raga. Guarda in basso. Per guardare in basso devo tenere premuto il coso come mi hai scritto tu poco fa, eh. Cioè, io ho capito che devo guardare sotto il letto. Forse devo guardare i piedi. È quello che mi chiedo, capito? Come lo illumino? I think I heard something outside the window. Don't worry. Now go back to sleep.
Cioè, io non sto capendo. Hai provato a vedere dietro di te? Ah, minchia, dietro? Vai, sotto il letto ti prende. Allora non vado, non mi faccio vedere sotto il letto. Questa è l'ultima notte. Mi sto cacando addosso. Credo che questa sia l'ultima notte. Non lo so, raga. Ci sto provando, eh. Ma quanti ce ne sono? Oddio, oddio. Raga, mi sto... Raga! No. Trovato. Ora ho capito il gioco. A posto. È chiaro. Okay. Ci sono. C'ho porco la difficoltà. Urugufu. Cazzo vuol. Vai via, picciole di merda. Ho finito la batteria sulla porta. Qua devo farlo per forza il controllo della batteria. Voglio vedersi giocare vorrei a questo gioco. Uppate. Stavi andando bene. Allora, il gioco l'ho capito. Però qua accendo tantissima volta la luce. La luce si spreca sicuro. Devo guardare sotto il letto per prendere le lampadine. Ok. Bastardo. Batteria ancora buona. Sono le 5. Un'ora ce la dovrei fare con questa batteria. No, what the fuck. Madonna, ma perché all'ultimo? Dai, che palle. Raga, mi devo impegnare. Ce la puoi fare. Ora che ho capito, non hai detto che ce la faccio. Ok, ho preso la batteria. L'ho presa buona, mi sembra. Bam, e niente, al buio. A posto, easy peasy. Zucca. Porco puttano. Ho vinto! Sì! Sì! Basta, c'è un'altra notte, mi sa, porca troia. C'è un'altra notte. E qua che succede? Mi fa le violenze qua. Ok, ci riprovo, ma non ci riuscirò mai nella vita. Minchia, di già sotto il letto. Madonna, quanti attacchi uno dopo l'altro. Guardalo, pezzo di merda. La bambina. Ok, minchia raga, è allucinante. Vedi, questa volta non potevo farlo, Simone, perché mi ha attaccato di seguito alla finestra. Mi era boto alla finestra. Porco puttano, che paura. Batteria com'è? Buona. Rimani così. Due tacche, ragazzi, due tacche. Devo andare per forza sotto adesso. Ce l'ho fatta! Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Madonna mia! Oh.